Benvenuto nella redazione di Vita Trentina, Sindaco Ianeselli. Qual è stato il complimento di queste ultime ore che le ha fatto più piacere? Ma i complimenti di persone che ho incontrato nemmeno in campagna elettorale, ma ancora prima, e che si ricordavano di piccole azioni che magari mi era capitato di svolgere nella mia attività di sindacalista. E poi ho questo ricordo per me bello di una candidata, una trentina, però le origini sono del Bangladesh, e quando l'ho incontrata, lei è una ragazza giovane, mi ha ricordato lei che io ero stato anni fa a casa loro dei genitori perché c'erano delle difficoltà. Allora, vedere dopo 10 anni o anche più una ragazza che è cresciuta e ricordare delle difficoltà che c'erano in quella famiglia, ma delle difficoltà non nell'ambito familiare, delle difficoltà economiche, della struttura abitativa dove erano, e vedere quanto quella ragazza è diventata una candidata straordinaria, ecco, mi ha fatto capire com'è bello stare in una città che qualcuno ha descritto allo sbando, al collasso, ma invece è una città che cresce, che si evolve. Bene, ancora una domanda personale, la sua biografia ormai la conoscono i trentini. A noi ha colpito il fatto che fin dalle prime ore lei ha portato con sé la sua famiglia, no? Questa famiglia arricchita da un dono recente. Ecco, possiamo chiederle qualcosa su questa esperienza di adozione del piccolo? Sì, per noi è stato un miracolo. Quando è arrivato Andrea, una signora ci ha mandato questa canzone di De Gregori, no? Che è il raggio di sole dopo la tempesta. Per noi Andrea è un raggio di sole dentro la tempesta. È avvenuto tutto nell'arco di, penso, meno di 24 ore, perché noi abbiamo ricevuto la notizia dopo colloqui un pomeriggio. La mattina Andrea era con noi. Io dico questo però con molta attenzione perché non Certo. vorrei esibire, ecco, Immagino. perché io conosco il dolore, perché è sofferenza di una famiglia, come eravamo nel caso io e di mia moglie, che abbiamo cercato di avere dei bambini, non potevamo avere dei bambini, non capivamo nemmeno perché, avevamo fatto tutti i tentativi ed era una cosa privata. Io ricordo non con sofferenza, ma ricordo, ecco, quando ci si diceva perché non fate figli, perché non avete bambini, e noi erano cose private, per cui direi felicità assoluta, attenzione a non entrare nelle vite degli altri. E una cosa che mi aveva colpito molto nella campagna elettorale, quando l'ex ministro della famiglia, proprio Fontana, aveva detto che il candidato della destra andava bene perché aveva 3 figli. E io lì ho pensato che è molto complicato guardare le famiglie nel buco della serratura, perché noi non conosciamo quelle che sono le vicende delle famiglie. Quello che noi dobbiamo fare come politici è mettere le famiglie nelle condizioni di sviluppare il proprio progetto di vita. Questo lo si fa con i servizi, con i nidi, con un comune che deve essere attento e amico delle famiglie. Facendo un passo indietro alla campagna elettorale, lei ci ha inviato un documento qualche settimana fa parlando di Trento come città dell'incontro. Ecco, quanto è stato difficile l'inizio, soprattutto della campagna elettorale, farla senza potersi incontrare. Sì, l'inizio era pre-Covid, quindi ci incontravamo alla grande, poi a un certo punto abbiamo smesso di incontrarci dal Dal vivo. vivo. È coinciso in termini personali col miracolo di cui parlavamo prima, per cui per me e per la mia famiglia il lockdown è stato ovviamente in un contesto di difficoltà, di tragedia, di enorme preoccupazione e di felicità privata. Io anche questo lo dico sempre con l'attenzione a non esibire. Ricordo, ecco, questo, che ho fatto un po' un censimento sotto il lockdown di cosa facevano i nostri candidati, perché molte persone senza la formalizzazione delle liste comunque avevano già dichiarato la loro accettazione di candidatura, e molti sono diventati operatori civili, no, sotto il lockdown. E ricordiamoci sempre che Trento ha retto, ha reagito grazie a quei 700 volontari che il giorno dopo hanno detto no, hanno aderito a questa piattaforma. Trento si aiuta, e lì sono stati gli studenti universitari. È stata lanciata da studenti universitari questa piattaforma. Magari studenti universitari fuori sede che erano qui nella città hanno detto ci diamo da fare.
anche quelli che abitano, abito in un condominio in via Taramelli, anche al piano di sopra, e non solo gli studenti, pensate a quello che hanno fatto gli alpini, per cui è stata un'interruzione in parte di campagna elettorale, però una presa di consapevolezza di un tessuto enorme della città, e l'ho detto, lo confermo, una delle azioni che deve fare il nuovo sindaco, che a questo punto sono io, nel senso fino all'altro giorno si ragionava, è quella di sostenere assolutamente questo patrimonio di associazioni, di ecco, in sindacalese si diceva corpi intermedi, non so se rende l'idea, insomma, di persone vitali, che si mettono assieme, ecco, di mondi vitali, e saranno fondamentali nei prossimi mesi, perché anche qui dobbiamo dirlo con onestà, saranno mesi difficili perché c'è la recessione, però noi dobbiamo fare tutto il possibile perché questa città sia sempre più o resti anche in tempi difficili una città di cittadini solidali e non solitari. Ecco, la mia più grande preoccupazione è diventare una, non dobbiamo evitare, no, che ci siano i cittadini solitari. In quest'ottica è positivo anche vedere come tanti giovani in questa zona elettorale siano messi in ballo, in sfida, e possono in questo modo coinvolgere anche tanti altri giovani che si stanno allontanando, no, dalle associazioni, dal sociale, dal volontariato e quindi anche dalla città. Davvero, forse. Sì, sì. Una delle scelte di coraggio che abbiamo fatto nella campagna elettorale è stata di non annullare un'iniziativa prevista con i giovani il giorno dell'arrivo di Matteo Salvini in città. E devo dire che persone dentro la politica mi avevano sconsigliato, hanno detto annullalo perché poi ci saranno tantissime persone con Salvini, voi ne avrete poche, quindi sarà piazza contro piazza. Noi l'abbiamo tenuta e bene, è stato un pomeriggio in cui i giovani dell'Alleanza hanno raccontato i loro progetti per la città. Abbiamo parlato di giovani in una maniera e con i giovani, e non abbiamo relegato i giovani alla questione Movida, che è una questione della città. Un sindaco deve contemperare le necessità di divertimento, le esigenze dei residenti, ed è una, noi abbiamo addirittura proposto questa figura di un sindaco della notte che cercherà di contemperare, no, le diverse esigenze, però i giovani non sono questo. Cioè, se noi pensiamo a cosa sono stati gli ultimi anni, l'enorme valore che è arrivato dalle manifestazioni per l'ambiente, no, da parte dei giovani. Quindi i giovani hanno fatto politica, l'hanno fatto, come dicevamo prima, la fanno nelle associazioni, l'hanno fatta anche candidandosi, e in alcuni casi con risultati forti, perché al di là, io sono i capelli bianchi per cui ho 42 anni ma non mi ritengo un giovane, però alcuni sono entrati in consiglio, tanti hanno fatto risultati straordinari, e sì, forse un po' di entusiasmo l'abbiamo suscitato, quindi bene. Sì, lei raccoglie, diciamo, un successo personale considerevole, frutto anche, hanno osservato insomma i commentatori, anche comunque di un'amministrazione che in questi anni si è fatta valere, insomma, Trento è sempre stata tra i primi posti per qualità della vita, per i servizi, eccetera. E che cosa le piaceva dello stile Andreatta e che cosa invece marcherà di più lei, insomma, come differenza rispetto al suo predecessore? Sì, io credo che queste elezioni facciano anche, cioè, un po' un'operazione verità, no, su tutta l'attività che è stata fatta di dileggio nei confronti dell'amministrazione precedente. Come ogni amministrazione, certo, io lo ammetto, c'è stata un po' di stanchezza, sì, ci sono state giunte, rimpasti di giunta, sì, però io, che dirvi, nei giorni precedenti al voto c'era qui la compagna di mio cognato, entrambi lavorano in Giordania, lavorano per l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati, non potendo tornare in Giordania erano spiaggiati in questa città. Allora, nel poco tempo che avevo, ho girato la città con Sherin, e lei è una cittadina svedese, e sgranava gli occhi dicendo: ma quanto è bella la vostra città, per cui ritorno, prima di descriverla come al collasso, allo sbando, pensiamoci. E di Alessandro Andreatta il senso delle istituzioni, che è merce rara in questi tempi di politica urlata. Il senso delle istituzioni ha a che fare col rapporto con la minoranza, con i consiglieri di maggioranza, con la città, nei rapporti con la provincia. Siamo in periodi di politica, di campagna elettorale permanente, col senso delle istituzioni credo che sia fondamentale. Sicuramente un'anima sociale e solidale della città che c'è. Io in campagna elettorale ho sentito
una spinta, una richiesta di maggiore velocità delle decisioni. Allora, sapete che il tema della velocità è complesso, perché io in campagna elettorale ho avuto due incontri. Il primo col sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che mi ha detto: ti do un consiglio da sindaco, devi essere veloce. Il giorno dopo abbiamo incontrato Elly Schlein, che è una nuova protagonista sulla scena politica, che ha raccomandato: pensate bene, la velocità non deve essere un valore assoluto. Allora, come sempre, bisogna trovare quell'equilibrio tra non decidere in fretta ma sbagliando e in attesa della decisione migliore e rinviare. Questo ha a che fare col sindaco, ma deve avere a che fare con una maggioranza coesa. La città chiede rapidità in alcune decisioni e io spero in un atteggiamento anche responsabile da parte dell'opposizione. Ieri ho incontrato in televisione due esponenti dell'opposizione, Merlere e Carli, mentre Marcello Carli ha dichiarato in apertura che il suo non sarà un atteggiamento ostruzionistico, perché lui interpreta il ruolo di opposizione comunque come costruttivo rispetto alla città. L'esponente della destra, Merlera, ha rivendicato, diciamo, di fatti l'ostruzionismo come modalità, se non abituale, tipica, ecco, nell'attività d'aula. Ecco, io credo che la città invece si meriti la possibilità di avere dei progetti che avanzano. Poi anche qui, per non parlo da solo, non ci sono qui gli avversari, per cui non devo partire anche in te, quindi come sempre, certo, prospettici, autocritici, sta anche a noi evidentemente avere dei progetti seri e conquistare, diciamo, con autorevolezza il consenso e non dimenticarci mai di ascoltare le ragioni di chi la pensa diversamente da noi e di farci carico anche delle ragioni degli altri, perché non ho io questa idea della politica in cui le ragioni stanno solo da una parte e dall'altra parte no, perché altrimenti non avrebbe senso fare politica. Una domanda secca: due incompiute dell'amministrazione precedente sono l'interramento della ferrovia e, se vogliamo, anche la funivia per il Bondone. Insomma, quale delle due cose vorrebbe fare prima? La funivia sul Bondone mi sembra più realizzabile in tempi rapidi. L'interramento è la grande scelta prospettica della città che confermiamo. Ecco, aggiungerei una terza: prima dell'interramento, che secondo me arriverà tra 20 e 25 anni, noi abbiamo lavorato su uno studio di fattibilità per una tranvia nella parte nord della città, che non è alternativa all'interramento, è complementare, e la vediamo come occasione di rigenerazione urbana, non solo dei trasporti, ma proprio di rigenerazione della parte nord della città, quindi l'asse di Brennero e via Bolzano. C'è anche il suo arrivo ieri in bicicletta a Palazzotuna, confermato, insomma, questa volontà che dovrà esserci a Trento, no? Di andare sempre più verso una mobilità sostenibile. Beh, questo l'ha riconosciuto anche Alessandro Andreatta, che quando nei bilanci anche qui, perché in questi mesi ho sentito, no, questa immagine della città ferma, no? 30 anni non è successo niente. Io rispondevo sempre: boh, pensate a una città senza il Muse, con 12 asili nido, non 24, con la raccolta differenziata non all'80% che ci pone i vertici europei, e ditemi se la città è ferma. E quindi la città si è mossa anche in questi anni. E Andreatta ha riconosciuto con correttezza che dal punto di vista della mobilità siamo rimasti a metà del guado. Io credo che lì sì. Io sono un moderato, però sulla mobilità bisogna essere un po' radicali nelle scelte, quindi spingere su una città sostenibile. A me piace l'espressione utopia sostenibile, non è un po' di verde in più, è un ripensamento ad esempio del trasporto, pensando che il trasporto pubblico ha la priorità. Poi ci sono le biciclette, ci sono i pedoni, nessuno è contro l'utilizzo delle auto private in termini di proibizione, però dobbiamo dare una direzione a questa città, consapevoli anche che la pedalata assistita un po' cambia, perché su Trento in realtà abbiamo sempre, certo, rinunciato, diciamo, però abbiamo le colline, insomma, no, non siamo mica in pianura, non siamo ad Amsterdam, ed è vero, confermo, non siamo ad Amsterdam perché abbiamo le colline, però la pedalata assistita mi pare che aiuti e quindi renda più accessibile, diciamo, la pedalata per tanti cittadini. Certo. Una domanda sui rapporti col mondo cattolico, perché strumentalmente qualcuno, leggendolo come ex segretario CGL, lo avvicina magari a posizioni più anticlericali addirittura, se non poco attente a valori che invece sono importanti per il mondo cattolico. Ecco, lei come considera, ecco, questo rapporto tra amministrazione civica e realtà ecclesiale trentina, comunità cristiana trentina?
Noi siamo a Trento e siamo in una città che ha fatto dell'esperienza religiosa non un motivo di divisione, ma una ragione di unione e di unità. La parola unità credo che per la città di Trento, siamo la città di Chiara, rappresenti molto. Ed è unità tra le fedi, è riconoscimento del valore dell'esperienza religiosa ed è anche incontro tra chi crede e chi non crede. È chiaro che questa è una città plurale dove ci sono diverse appartenenze religiose, dove c'è chi crede e chi non crede, e il compito di un'amministrazione è quello di valorizzare e unire. Io non sono credente, ho il rispetto, ma mi verrebbe da dire anche una invidia, perché è chiaro che è una costruzione di senso fortissima la fede, e questo è un punto. Ciò detto, siamo in un contesto appunto di pluralismo etico, di pluralismo religioso, di ricerca di punti di unione e di riconoscimento del valore che l'aggregazione ha, per cui la sussidiarietà per me è un valore anche in termini di rapporto che c'è tra non solo il comune e l'esperienza ecclesiale, ma tra le realtà che derivano dall'esperienza ecclesiale. Tornando ad alcuni aspetti che sono rimasti un po' in sospeso in città, penso ad alcune aree che sono ancora ferme, l'ex LOI, ma poi c'è anche questioni che interessano al territorio come la vicenda della discarica di Sardegna, ma questo glielo chiedo soprattutto con questo obiettivo. Lei come pensa di instaurare un dialogo con i cittadini che pongono questi problemi anche di sviluppo del territorio, di ripensamento, appunto come imposterà il dialogo, già con quali strumenti, e sia naturalmente di chi l'ha votato, ha votato la sua coalizione, anche di chi invece ha votato per la minoranza, quella che sarà la minoranza. Beh, voi, cioè Vita Trentina è l'esempio di come da una storia che si avvicina a essere centenaria ci si deve comunque innovare, per cui c'è questa presenza sul web, la presenza sui social. Questa è stata una campagna social, la prima credo campagna social nella politica trentina. È una possibilità di disintermediazione anche per un sindaco, cioè di rivolgersi ai cittadini usando Facebook. Questo è un punto. Poi ovviamente siamo a Trento, in un comune che permette la possibilità di incontrare le persone parlando faccia a faccia con i comitati. Per me è stata un'esperienza bellissima in campagna elettorale che rimarrà assolutamente. Poi il punto è invece il rapporto con le istituzioni, perché che sia ex LOI bisogna avere un'autorevolezza per discutere a livello nazionale rispetto alla bonifica, sulla questione della discarica di Sardegna c'è un rapporto con la provincia e con i proprietari e con l'azienda che è proprietaria della discarica. Allora è rapporto franco con i cittadini, un comune che dialoga con le istituzioni per dare quelle risposte che i cittadini giustamente attendono. Un'ultima domanda, o penultima, so se, sullo sport. Quanto vedrebbe da sindaco una sorta di polisportiva che accorpi basket, pallavolo e calcio, e alla città potrebbe servire? È una domanda molto delicata. No, io penso che intanto lo sport è fondamentale a livello associativo, di base. Quando noi parliamo di integrazione, ad esempio, credo che l'integrazione in città la stiamo facendo sui campi da calcio, sui campi da basket, e quindi c'è un valore pedagogico, è una grande politica sociale. Noi abbiamo due eccellenze che sono il basket e il volley. C'è questa crescita, diciamo, del calcio. Lì io credo che il comune non debba imporre, debba favorire. Poi non dimentichiamoci che quando queste realtà sono a livelli alti sono realtà imprenditoriali, per cui è anche quell'atteggiamento di rispetto che un comune deve avere, o comunque di accompagnamento di quelle che sono scelte imprenditoriali, che mi pare ci siano e siano anche in un'evoluzione che il comune può sostenere e accompagnare. Ultima domanda, il mosaico di giunta, ci pensa ad una giunta 8 per avere meno difficoltà a comporre le esigenze? No, io sto pensando sindaco più 7, giunta paritaria, metà uomini e metà donne. Molto del dibattito è stato sul fatto che sarebbe stata una giunta con tutti gli uscenti nuovamente in giunta. Mi pare che i dati e i risultati dicano che invece ci sarà un mix tra esperienze, perché anche qui, se uno ha fatto l'assessore bene, prende un sacco di voti solo in questa fase storica che sembra un crimine, no? Hai lavorato bene, hai preso tanti voti, no? Certo, però sarà un mix tra questo e nuovi ingressi, per cui
Io non, insomma, sono positivo e credo che quel clima di entusiasmo lo terremo anche nella giunta, e la prima giunta sarà in una piazza. Ultima domanda personale, quando è che metterà la cravatta di sindaco per la prima volta? Quando protocollo, no, io c'è stato un periodo in cui mettevo cravatte, perché devo dire che sono partito da sindacalista vestendo molto da vecchio, no? Per cui mettevo la cravatta. Poi, come succede quando uno comincia a invecchiare, veramente si veste un po' più giovanile. Adesso, insomma, sono consapevole che un sindaco ha delle, come dire, ecco, non è vestirsi elegante, ritorna quel senso delle istituzioni che io credo che debba essere rappresentato. Grazie, sindaco Ianneselli, del tempo che ci ha dedicato. Grazie e buon lavoro.